Ciao, io sono Micaela e sono un'insegnante di disegno e pittura dell'Accademia Arte Arzachena. L'Accademia è un posto bellissimo dove poter imparare a dipingere, ma anche a recitare, a ballare, a suonare, un posto insomma all'insegna dell'arte. Per questa occasione noi dell'Accademia abbiamo pensato di regalarti una ricetta che ti consentirà direttamente di creare i colori a casa tua. Dovrai cercare degli ortaggi molto molto colorati. Poi dovrai cuocerli, metterli a bollire, oppure centrifugarli o frullarli. Ora seguimi e buon divertimento. Iniziamo dai colori primari. Otterremo il rosso dalla rapa rossa precotta, il giallo da succo di zenzero, un giallo un pochino più intenso dalla curcuma sciolta nell'acqua calda e un blu con cavolo cappuccio viola con aggiunta di bicarbonato di sodio. Ora vediamo i secondari. Otteniamo un arancio dal succo di carota, il verde dal cavolo cappuccio verde, il viola dal cavolo cappuccio viola e se vogliamo aggiungere un pochino di aceto otterremo anche un fucsia. Per quanto riguarda le terre, io vi propongo il caffè espresso e un infuso di tè classico. Chiaramente di infusi ce ne sono veramente tanti, quindi vi invito a sperimentarli. Usiamo la cannuccia per aiutare i rami a crescere. Creiamo la chioma facendo incontrare i colori. Facendo scorrere le gocce otterremo delle sfumature bellissime. Ora bagniamo il cartoncino e lasciamo cadere delle goccioline. Continuiamo a sperimentare. Questo è il risultato dopo l'asciugatura. Possiamo reintervenire con i nostri colori e con delle matite colorate.